In questo nuovo video vi mostrerò come usare Paint.net. Allora, Paint.net è un programma che ci serve per modificare le immagini. Noi, se abbiamo una foto, adesso qui vi metterò in descrizione il sito da dove lo scaricherete. Siete tranquilli, non è che l'ho fatto io, ma l'ho preso da internet e l'ho caricato con mega.co. Cioè, praticamente voi dovete semplicemente andare a sto sito e ve lo carica. Allora, quindi paint.net. Noi facciamo che vogliamo modificare queste foto, no? O facciamo tasto destro, apri con paint.net, oppure lo trasciniamo in paint.net. Una volta fatto questo passaggio, verrà aperta l'immagine sotto forma di file paint.net. Ok, quindi, tipo, adesso vediamo tipo dei particolari, tipo un esempio. Mettiamo qui un colore diverso. Aspettate un secondo, arrivo subito. E rieccoci. Allora, giusto. Allora, quindi noi siamo qui e dobbiamo vedere i minimi particolari, giusto? Allora, prendiamo. Intanto bisogna fare larghezza pennello, facciamo tipo 6. Finestra, zoomiamo un po' e vedete che adesso andrà già più nei minimi particolari. E noi potremmo, col pennello un po' più piccolo, come si dice, modificare il nostro, andare a modificare il nostro disegno. Tipo, aggiungiamo un pochino di verde al nostro sole. Vedete che noi, poi uscendo da questo zoom, andando al 100%, vedete che riusciremo a modificare in modo molto preciso le foto in tutti i campi. Quindi, se io tipo voglio andare là, poi ci sono molti effetti diversi. Potete fare in poche parole molte, ma molte cose. Ma molte, molte, molte. Poi potete, una cosa molto che a me piace molto, inserire i testi. Aspettate che adesso devo evidenziarlo. Aspetta. E vabbè, adesso purtroppo non si vede il carattere. Però comunque il carattere c'è e funziona. Adesso sarà per il colore, che l'altra volta l'ho messo proprio di questo colore, sfortunatamente. Va bene, quindi non salvare. È molto semplice, comunque avete visto, è davvero facile. Voi ve lo scaricate e potete tranquillamente usarlo. Va bene. Va bene, dai, ciao a tutti e al prossimo video scaricatevi paint.net e migliorate le vostre foto. Ciao a tutti e al prossimo video.